Nel 74, dopo 10 anni di Canada, torno per la prima volta a San Nicola. Ricordo che è stata una sensazione a dir poco bellissima. Quello che mi ha sorpreso di più è che tanta gente non sapeva se credere o meno che io ero stato per 10 anni in Canada, per il semplice fatto che non sono stato impressionato affatto del paese, perché l'ho trovato come più o meno me l'aspettavo. Non ho avuto quell'impressione che le case mi rovinassero addosso, come di solito mi manca per parecchi anni. Ah. E poi quello che più ha sorpreso la gente era il fatto che non mi sentivano mai dire quelle classiche parole che di solito una volta emigrato a Toronto è logico che si prendono per abitudine certe parole come ya, ok, sure, o la gingerella, che poi sono dialettizzate, inglesi ma dialettizzate sannicolesi, no? O lo scritto carro, lo store, a me queste parole non me le sentivano dire, allora parecchi mi chiedevano, ma tu sei stato davvero in Canada o ti eri nascosto in qualche città qui in Italia? Poi, dopo del 74, tornavo ogni estate, non riuscivo, insomma, quando arrivava l'estate a stare lontano mai dal paese, con quel po' di risparmio che riuscivo a mettere da parte, facevo, diciamo, questa vacanza paesana. Durante un ritorno e l'altro mi dilettavo a scrivere qualche canzone sull'emigrazione, qualcuna anche bella. A dicembre del 79, dopo quasi 16 anni di permanenza in Canada, finalmente dopo
Dopo tutti questi anni sono riuscito in qualche modo a ritornare a San Nicola con l'intenzione di rimanerci. Mi sono subito dato da fare per trovare il locale per aprire questo negozio. Ho avuto un po' di difficoltà perché i locali era difficile di trovarli. Ma bene o male sono riuscito a trovarlo, ringraziando anche il proprietario perché me l'ha affittato per favore. Magari se non conosceva mio padre neanche me lo affittava. Fino adesso diciamo che mi trovo discretamente bene. Lavoro. Ovviamente meno di quanto lavoravo in Canada, ma questo io me l'aspettavo. Non mi dispiace affatto la clientela che ho, sono tutti amici, giovani, uomini e donne. Poi c'ho sempre qualcuno qui dentro che vengono a trovarmi fra un passo e l'altro, entrano a dire due chiacchiere oppure a cantare un po' di canzoni. Tutto questo tempo che sono rimasto in Canada a me mi è stato abbastanza utile, ho imparato tante cose. Prima di tutto ho imparato che lavorare, fare un lavoro che non è il proprio mestiere, non è una vergogna. Per cui quando ho aperto il negozio ho fatto tutto da me, ho persino scavato per trovare la fogna e il tubo dell'acqua. Sono rimasto scapolo, forse questa è la ragione. Per la ragione per cui volevo tornare a San Nicola. Sapevo che una volta sposato era difficile perché le donne sono così ostinate a non tornare, perlomeno per starci. Allora, per evitare ciò, di non concludere il mio progetto, ho cercato di rimanere scapolo, no? Che piacere che mi trovo a te nuovo in questa piazza, che il giorno che partivi restai con lo desiglio pemmo torna a sto paese tanto bello, queste case invitterate come un piatto da pignolata. Alla gente generosa e decore ed educata, ospedali abituati, mo si vogliono tutti bene. O chi voglia un mistaglio, se ci fosse lo lavoro, la fatica che non c'è e non posso rimanere. Tasciata scritta e longa, mo ti menta a spassigliare, senza pemmo ti accorgi come passano le ore. Quando può arrivare la sera, quasi a tutti li spuntuna, non senta giocare chitarre, voci allegre e barzellette. Si cercati l'aria buona, chi stucca è lo posto adatto, l'aria nostra è fresca e pura, non è chiesa del Milano. Se soffriti di qualcosa va baciata allo barconi, e vediti casa nati, si tirati in un sospiro. La mattina lancia satta, ti rivigli spanticato, con l'arrivo dell'ambrette, del furgone e camioncini. Finisti di dormire, casti bravi commercianti, tutti quanti a vantigliare della roba che importar, Portogalli, mandarini, 5 kg, 1000 lire. Malangiani, corteggia, pomodore, boia, nera, rabbia, cipolla, la tocchi, fuma, sponte, fico, cerasi, pruna, 5 para dei cozzetti, gulivoppe, 1000 lire. Rapici, prelato, chi fuma, sponzi, figo, c'era si pruna. Carbona, carbona dilico. Chiamo carbone dilico, ya. Carbone dilico, specia. Avimo roba bella stamattina. Bata di cipuri, lucrastaturi. Abbiamo polli, galline, anitre. E abbiamo anche gli occhi. O pesce, o pesce, o pesce, abbiamo sardi, alice, cefali, sardi, salati. Presso questa macchina trovate tutti i pezzi per cucine a gas. Ripariamo qualsiasi cucina a gas a domicilio.